possibile che Dante abbia visto il Big Bang e abbia potuto descrivere l'universo così come gli scienziati oggi lo hanno descritto? Negli ultimi 100 anni autorevoli scienziati hanno sostenuto che molti canti del paradiso possono essere compresi e correttamente interpretati solamente se si prendono in considerazione le acquisizioni scientifiche del XX secolo relative all'espansione dell'universo, alla relatività e al Big Bang. Dante sta varcando il nono cielo, ovvero il primo mobile, e noi ci aspetteremmo che al di là del primo mobile ci sia una massa immensa di luce. Eppure Dante vede invece un solo punto luminoso da cui dipende tutto il resto. Ovvero questo punto luminoso che è Dio deve essere il centro dell'universo e il centro anche di una tresfera. Se fino a poco tempo fa l'universo dantesco era concepito come quello tolemaico-aristotelico, oggi si avanzano nuove ipotesi secondo le quali Dante abbia concepito un universo a 4 dimensioni. Siamo nel canto 28 del Paradiso e Dante sta per arrivare nell'Impero. E Dante descrive così quello che vede. Un punto vidi che raggiava lume acuto sì che il viso che gli affoca chiuder conviensi per lo forte acume. Dante vede un punto luminosissimo. Dante è pieno di stupore e per questa ragione Beatrice deve spiegare. Da quel punto dipende il cielo e tutta la natura. Il centro dell'universo non sarebbe quindi la Terra, ma sarebbe quel punto luminoso che rappresenta Dio, da cui dipende tutta la realtà. E Beatrice continua. Mira quel cerchio che più lì è congiunto. Guarda il cerchio che è più vicino a quel punto luminoso, che sarebbe il primo mobile. E sappi che il suo muover è sì tosto per l'affocato amore ond'egli è punto. Il primo mobile è il cielo che si muove più rapidamente e si muove così rapidamente proprio perché vuole essere a contatto con quel punto sempre e la sua rapidità è quindi superiore a tutti gli altri cieli. Nel 1925 il matematico svizzero Andrea Spitzer vede descritta qui una geometria non euclidea. Più di 50 anni dopo, nel 1979, il matematico americano Mark Peterson è il primo a riconoscere una somiglianza tra l'universo dantesco e la visione di Einstein. L'articolo che scrive si intitola Dante e la tresfera. Ecco le sue parole. Dante descrive l'Empireo con una dettagliata e precisa struttura geometrica. Questa struttura è descritta nel canto 28 come se fosse vista dal primo mobile, come un punto luminoso che rappresenta Dio, circondato da 9 sfere concentriche che rappresentano i diversi ordini angelici. I dettagli che seguono lasciano la quasi inevitabile impressione che Dante concepisca queste 9 sfere angeliche come se formassero un emisfero dell'intero universo e il tradizionale universo aristotelico fino al primo mobile come se fosse l'altro emisfero, mentre lui si trova più o meno all'equatore. Il suo universo è una tresfera. Il punto luminoso che è Dio e le 9 sfere angeliche circondano l'universo e al contempo sono circondate dall'universo. Per i matematici la Terra è una 2-sfera perché sul nostro pianeta ci si può muovere in 2 direzioni, quella sud-nord e quella est-ovest. La forma dell'universo, secondo l'ipotesi di Albert Einstein del 1917, sarebbe invece una 3-sfera. Peterson nota come la straordinaria concezione di Dante non ebbe alcun influsso sulla visione dell'universo dell'epoca. I canti in cui Dante mostrerebbe questa nuova visione dell'universo sono quindi il 27 e il 28.
Nel 2016 il fisico Roman Patipievich ripropone l'analogia e la approfondisce nel saggio Gli occhi di Beatrice, com'era davvero il mondo di Dante. Senza però che la critica dantesca recepisca in alcun modo la nuova interpretazione. Secondo Patipievich, l'universo dantesco sarebbe una sfera a quattro dimensioni, ove la superficie è uno spazio a tre dimensioni. Al centro dell'universo non ci sarebbe Lucifero come nelle immagini tradizionali, ma ci sarebbe Dio, il mistero da cui dipendono tutte le cose. L'astrofisico Marco Bersanelli sostiene che Dante ha concepito un universo a quattro dimensioni. Scrive Bersanelli: segniamo la Terra con un punto e rappresentiamo le sfere dei pianeti come cerchi intorno alla Terra a distanze via via crescenti. Il primo cerchio, il più piccolo, rappresenta la sfera della Luna, poi Mercurio. Andando avanti arriviamo all'equatore del nostro mappa universo. È il cerchio più grande, rappresenta il primo mobile. Questo contiene l'ottavo cerchio, quello delle stelle, così come l'ottavo contiene il settimo e via dicendo. Attraversato l'equatore ci troviamo nell'altro emisfero. Siamo entrati nell'Empireo. Il primo cerchio che incontriamo è il più esterno dei nove cerchi angelici. Esso è il più piccolo dell'equatore, ma nella geometria curva del nostro mappa universo lo contiene. Andando avanti incontriamo uno dopo l'altro i nove cerchi dell'Empireo che convergono intorno al polo opposto, il punto dal quale dipende il cielo e tutta la natura. Il discorso è molto complesso. Ci chiediamo come sia possibile che Dante abbia concepito un universo di questo tipo, a quattro dimensioni. Evidentemente ci sono tre ipotesi. La prima è che l'immaginazione e il genio di Dante non si siano lasciati irretire all'interno di una dimensione spaziale euclidea. La seconda ipotesi è che Dante si sia lasciato suggestionare da immagini artistiche e letterarie che già circolavano nel Medioevo. Un esempio è il tesoro del maestro Brunetto Latini. La terza ipotesi è che Dante abbia davvero visto qualcosa di sorprendente. Nella rappresentazione dell'universo qui offerta potrebbe essere la prova che Dante ha davvero avuto una visione in cui è stata svelata a lui il mistero dell'universo e nel contempo il mistero della realtà.